copre effettivamente ufficiosamente il Palaterni e se ci sarà la gestione di Bandecchi? Allora, questo magari è una domanda che rivolgerei al costruttore. Benissimo. Allora, siamo riusciti a superare il Covid e la guerra, quindi adesso è in lavorazione che tutti i materiali, diciamo, sono a piedopera e prima dell'estate dovrebbe aprire. Baldecchi dovrebbe, è una persona interessata alla gestione e al suo lavoro. Quanti metri quadri di superficie sono aperti e quanti ne apriranno? Se ne apriranno ancora quando? Oggi? Sì. Oggi sono aperti quasi tutti, manca soltanto qua che viene il roadhouse, e gli altri sono tutti quanti aperti. Metri quadrati sono circa 5.000 metri quadrati e al momento lavorano 150 persone. Grazie. Ma la gestione di Baldecchi ha detto che la gestione sarà sua, quella del Palaterni. Baldecchi c'è un accordo che dobbiamo portare avanti, poi vediamo se andrà a buon fine, sarà la sua. Soddisfatto di come questa rottura? Sì, molto soddisfatto. È stato difficile, ripeto, ci sono state difficoltà nel reperimento dei materiali, il caro materiali, difficoltà a trovare la gente per lavorare. Immagino anche i costi siano. Assessore, possiamo riassumere le opere in cantiere e fare il punto sui tempi di realizzazione? Sì, con oggi chiudiamo questa parte di cantiere e prosegue diciamo con ritmi anche abbastanza serrati il cantiere del palazzetto dello sport. Oggi abbiamo installato le ultime capriate per la copertura del palazzetto, proseguiranno tutti i lavori sperando di riuscire ad avere un palazzetto fruibile alla cittadinanza entro il primo semestre del prossimo anno. Sono stati rinsaldati i rapporti tra il Comune e la Fondazione Carit? Sì, noi abbiamo ovviamente dato i nostri chiarimenti rispetto ai ritardi dei tempi di realizzazione della parte del Palazzetto dello Sport, che ha anche delle caratteristiche costruttive diverse rispetto al commerciale. Sappiamo tutti che abbiamo attraversato un periodo molto grave legato alla pandemia, a cui sono successe un sacco di altre circostanze imprevisti che hanno rallentato un po' i lavori. Adesso l'idea è quella di mettere la sesta e portare a conclusione questo lavoro. Siamo qui per la cerimonia di inaugurazione della parte commerciale del Palaterni. Un commento a caldo sull'inaugurazione di questa importante struttura commerciale per la città e sulla stretta di mano tra il padron Rosso Verde e Bandecchi e Salini per la gestione del palazzetto. Ma devo dire che per me è una grossa soddisfazione. Questa è un'opera che ho voluto con tutte le mie forze, ho lottato in perché evidentemente ormai era una cosa lasciata in qualche cassetto, era un'opera assolutamente valida, ci vuole capacità di guardare oltre, visione. Questa è un'opera che cambia non solo 9 ettari di un'area che era una favela, ma darà uno sviluppo alla città importantissimo. L'area commerciale è molto bella, grande parcheggio, tanti alberi, un bellissimo percorso verde che ancora non si percepisce via Iroldi, centro città, si scende sotto viale dello stadio, si arriva diretti e si va al fiume. Quindi la città recupera il suo fiume e poi soprattutto il Palaterni, che è un'opera grandiosa perché Perugia ha il Palamarto, con tutti i problemi che sappiamo, Terni fa un passo avanti importantissimo. Sono felice per aver fatto una battaglia quasi in solitaria, ma ci sono riuscito. E oggi vedere tutta la città qui, vedere tante persone che non ci credevano, che oggi stanno qui a festeggiare e fare i selfie, per me è una grande soddisfazione.